Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sfida d'alta classifica allo Stadio Azzurri d'Italia di Bergamo per la 12ª giornata di Serie B-Win tra Atalanta e Padova. Bergamaschi che vogliono confermarsi imbattibili in casa, dove hanno finora ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi. Emergenza difensiva in casa bergamasca senza Manfredini e Talamonti. Colantuono preferisce Trösta, Capelli nella Padova, Bovo e Crespo recuperati, mentre Trevisan preferito in difesa Allegati, tornato disponibile dopo la squalifica. Parte subito bene l'Atalanta con Barreto per Raimondi al centro per la girata di Doni e Agliardi si salva in due tempi. Atalanta che ha una certa supremazia nella prima mezz'ora e proprio al 30esimo arriva il gol del vantaggio. Punizione di Barreto e palla alle spalle del portiere della Padova Agliardi per il gol che sblocca il risultato. Il paraguayano Barreto dalla lunga distanza a girare supera il portiere Agliardi in ritardo, come vediamo dalle immagini. Una bella palla a girare, ma qualche responsabilità del portiere ospite. Una finale di primo tempo che vede questo fallo di Trevisan su Doni per l'arbitro Nasca di Bari. Non ci sono dubbi, nonostante le proteste dei veneti, e calcio di rigore. Rivediamo Trevisan che frana su Doni. Il giocatore dell'Atalanta, capitano nero-azzurro, batte questo calcio di rigore spiazzando Agliardi e firmando il 2-0 nella finale di primo tempo, esattamente al 45esimo. Si va quindi al riposo sul 2-0 grazie a questo rigore trasformato da Doni. Pronti per la ripresa, subito arriva il terzo gol dell'Atalanta che mette al sicuro il risultato. Ancora su calcio di punizione, ancora a trasformare capitan Doni. La palla a girare alle spalle del portiere Agliardi per la terza volta. Per Doni 105 gol in maglia nero-azzurra, quinto gol nelle ultime 3 partite per il capitano dei bergamaschi. Rivediamo la conclusione di Doni, bella la palla a girare ancora una volta, ci arriva Agliardi ma non riesce a respingere. Si vede finalmente il Padova in contropiede con l'apertura di Di Gennaro per Succia, colpo sicuro ma non si fa superare Consigli che salva mettendo in corner. Si arrabbia Colantuono, pochi minuti più tardi arriva il gol del Padova propiziato da questo calcio di rigore. La girata da parte di vantaggiato, il fallo di mano piuttosto netto da parte di Peluso che viene anche ammonito dal direttore di gara, come vediamo nel replay non ci sono dubbi. Sul dischetto va Succi che trasforma per lui, decimo gol in questo campionato, accorcia le distanze il Padova, il gol del 3-1. Rivediamo Succi che colpisce perfettamente, portiere da una parte, palla dall'altra, ma arriva prontamente la risposta dell'Atalanta e Tiribocchi che firma il poker nero azzurro. Questa azione in contropiede, l'appoggio di Ruopolo che vediamo ben servito in posizione perfetta per Tiribocchi che colpisce per il 4-1 per la formazione nerazzurra. Qualche sospetto sulla posizione di partenza di Ruopolo, tutto regolare per la terna, comunque Tiribocchi non perdona. C'è ancora tempo per l'Atalanta, 6 minuti dal termine per questo palo di Bascia. Lo svizzero di origini kosovare colpisce un palo che poteva rendere ancora più rotondo il risultato per la formazione di casa. Poi nel finale c'è l'espulsione di vantaggiato che cade a terra in area di rigore, reclama il rigore, manda platealmente a quel paese l'arbitro. Non ci sono dubbi per il direttore di gara che manda il giocatore negli spogliatoi. Finisce così con l'Atalanta che riscatta la sconfitta di Piacenza e sale al terzo posto della Serie B-Win agganciando la regina e alle spalle di Novara e Siena.